Ciao, benvenuti nel video I Buy It del mese di maggio 2018. Allora, video dove vi mostro i campioncini che ho utilizzato nel periodo e vediamo se vale la pena acquistarli oppure no. Dunque, il primo che vi mostro questo mese è questo della Bioterme, si chiama Aquasource Ever Plump. È questo qui. Allora, questo dice di essere un siero concentrato e idratante adatto a tutti i tipi di pelle. Quello che avevo io era una confezione da 5 ml, ma ho segnato il prezzo, eccolo qua, che l'ho trovato a Su Douglas, 50 ml, 50,95 euro. Però devo dire che davvero mi è piaciuto un sacco perché sembra un siero, però non è affatto siliconico. Quindi si stende benissimo, assorbe immediatamente. È perfetto anche come base per il trucco. Applicato alla sera non mi lascia la pelle unta al mattino, ma io tranquillamente l'ho usato durante il giorno perché sapete che io la mattina uso solo il siero perché poi vado a truccarmi e questo è un valido siero. È idratante, ma non tende a ungere la pelle, quindi tranquillamente durante il giorno non l'ho trovata più lucida del solito. Oltretutto il profumo, esatto, è fresco, ma non persiste sulla pelle. Cosa dire? Mi è piaciuto. Peccato che per il prezzo non ci penso nemmeno a ricomprarlo. Secondo prodotto per questo mese. E potevate dirmelo che non avevo acceso le luci. Allora, si tratta di questa crema dell'Yves Rocher, questa nuova crema della linea Elixir Jeunesse, ristrutturante ed antinquinamento, trattamento crema giorno per pelli da normali a miste. Insomma, questa. Allora, ho segnato il prezzo. Che eccola qua, 50 ml, 24,95 euro. È un prodotto scontabile, quindi con le promozioni in negozio oppure quelle da volantino. Dunque, si tratta di una crema che mi è piaciuta perché comunque sia basta pochissimo prodotto, si stende bene, assorbe molto velocemente e è adatta anche come base e trucco. Il profumo sa di erba, proprio di verde, sa. È buono anche se però non persiste sulla pelle. È un trattamento che effettivamente sulla mia pelle mista, applicato pochino, massaggiato, assorbe velocemente, poi mi vado a truccare e durante il giorno non tende a lucidarmi la zona T. Certo non è una crema che utilizzerei in estate, questo no. Proprio il periodo autunno-inverno, perché no? Al posto del mio solito siero, questo è buono. Oltretutto, effettivamente ha un buon potere idratante. L'azione antinquinamento non ve la so ben dire. Sarebbe forse da provare per qualcuno che abita in città, non lo so. Comunque sia, mi piace. Ho visto che hanno fatto anche la versione in siero e sono curiosa di provarla prima di acquistarlo, perché questa mi piace, ma devo provare il siero assolutamente. Ultimo prodotto, e questa per me è stata una scoperta perché io di questo marchio non avevo mai provato niente. Si tratta delle Amand latte concentrato corpo dell'Occitane. Eccolo qui. C'è un cane del vicino che abbaia. Questa. Allora, intanto questa è una confezione da 6 ml, ma ho segnato il prezzo. Allora, 200 ml, 41 euro. È un po' cara, sì, ma è un buon prodotto ed effettivamente ha anche un buon inci. Allora, prima di tutto si tratta di un latte fluido, però dalla texture ricca. Nonostante questo, si applica bene sul corpo, si stende che è un piacere e assorbe molto velocemente. State sentendo il cane? Ha finito? Posso andare avanti? Grazie. No, va bene. Allora, torniamo a noi. Dunque, il profumo è buono, sa proprio di mandorla, però non è invadente. Altra cosa super positiva, se vi piace il profumo, perché dura per ore sulla pelle. Se poi ci andiamo a vestire poco dopo, resta anche sui vestiti ed è davvero persistente. Mi è piaciuto tanto. Ha un buon potere idratante. Questa confezione
6 ml mi è bastato per le braccia, non per tante parti del corpo, però davvero per provarlo sì, e mi è piaciuto tanto, se non fosse per il prezzo che è davvero alto. Però non avevo mai provato niente di questa linea, di questo marchio, e sono stata piacevolmente sorpresa. Allora, questi erano tutti i prodotti iBuyIt del mese di maggio 2018, quindi prodotti che ho testato con i campioncini e che decido se acquistare o meno. Fatemi sapere se voi avete provato qualcuno di questi prodotti e come ci siete trovate o se li avete acquistati. Io come sempre spero che sia stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty e per favore mi raccomando cliccate anche sulla campanella così verrete avvisati con una comoda notifica gratuita quando carico un nuovo video e alla prossima. Ciao!